Nell'ambito trasfusionale, sapete cos'è l'emocomponente topico e come viene utilizzato? Tra gli emocomponenti che noi utilizziamo abbiamo il plasma ricco di piastrine, PRP, e il gel piastrinico. Questi due emocomponenti vengono utilizzati non come la classica trasfusione in vena, nel sistema venoso, ma vengono applicati in zone dove abbiamo bisogno di una rigenerazione tissutale. Vengono utilizzati in ortopedia, in odontostomatologia, in chirurgia e anche in oculistica, in questo caso sarebbe il siero collirio. Le piastrine in questa formulazione concentrata rilasciano delle sostanze che si chiamano fattori di crescita, che stimolano il tessuto a ripararsi in maniera naturale senza effetti collaterali per il paziente. All'ospedale Orlandi di Bussolengo il PRP viene utilizzato in ortopedia con importanti risultati. Importanti risultati perché lo utilizziamo sia in chirurgia ortopedica che nell'ambulatorio. Nella chirurgia perché utilizziamo mescolare le piastrine con sostanza ossea che viene mescolata e messa sul tessuto osseo che fa fatica a calcificare, quindi stimola la calcificazione ossea. Mentre invece a livello ambulatoriale lo utilizziamo come infiltrazione per rigenerare o stimolare la rigenerazione della cartilagine articolare nel ginocchio, nell'anca, oppure per infiammazioni del tendine, perché hanno anche un potere antinfiammatorio e rigenerante le cellule dei tendini. Plasma e piastrine, preziosi per molteplici usi dunque, quindi l'invito è quello di donare il sangue. Questi emocomponenti hanno due origini, sangue omologo da sangue da donatore o sangue autologo da sangue dei pazienti. Dalla donazione che viene fatta, poi in seguito vengono prodotte tutte le varie aliquote per le varie applicazioni.